Io credo che in Italia ci sia stata una grande rivoluzione negli ultimi 30-40 anni, perché a un certo punto le persone hanno iniziato a occuparsi di se stessi. L'interesse grandissimo che c'è, ad esempio, per l'alimentazione in questi ultimi anni è uno dei segni del fatto che c'è stato un movimento culturale che ha messo al primo posto l'intensità con cui tu vivi, cioè non ci interessa soltanto vivere a lungo e sani, ma ci interessa anche vivere continuamente ascoltando la vita. Che bello il tramonto, è qualcosa che tutti dicono che è bello il tramonto, poi clic, fotografano e non lo guardano neanche. Avere la capacità di perdersi nella bellezza di questo lenta modificazione delle sfumature di rosa, di rosso, di viola, di azzurro. Ci sono altre culture dalle quali possiamo imparare, ad esempio i nativi dell'Australia, c'è un rito di iniziazione dei ragazzini verso i 12-13 anni, nel quale questi partono con lo zio materno e fanno un viaggio che dura 10 giorni per andare in un posto lontanissimo e segreto dove è seppellito uno strumento musicale di questi loro strani che si soffia dentro e si fanno le pernacchie. Ma la cosa importante di questo viaggio non è suonare lo strumento, è il fatto che lungo tutto questo percorso ci sono dei punti in cui lo zio si ferma con il nipote a guardare dove il mondo è bello e grazie a questa cosa straordinaria che noi abbiamo, i neuroni a specchio, il ragazzino impara la sensazione dell'importanza, del piacere nel contemplare il bello del mondo. La maggioranza delle persone insegue un bisogno di sicurezza e si dimentica di vivere, si dimentica di darsi il tempo per guardare il tramonto. La vita vale la pena di essere vissuta se veramente diventa un'esperienza che ti riempie, che ti soddisfa, se no è una gran rottura di coglioni e oltretutto ogni tanto hai mal di pancia, quindi devi dedicarti a esperienze straordinarie, alla vita come arte dell'incontro, parlare, lavorare, collaborare con persone che stanno vivendo la loro vita, che hanno un'idea, che hanno un obiettivo, uno scopo, che vogliono raggiungere qualche cosa. C'è un solo grande maestro che è Krishnamurti. Il suo insegnamento è grandioso perché è riassumibile in una sola frase. Lui dice: durante la giornata passiamo un sacco di tempo senza essere presenti a noi stessi. Temiamo il futuro, desideriamo il futuro, ci rammarichiamo per il passato, rimpiangiamo il passato. Passiamo poco tempo a essere presenti a quello che facciamo. Se noi riusciamo a aumentare di qualche minuto il tempo in cui durante una giornata siamo presenti a noi stessi, viviamo profondamente, viviamo con maggiore intensità. È l'unico su cui nessuno è riuscito a fare una religione, una gerarchia, un sistema. Perché? Perché ha detto una cosa talmente semplice e talmente chiara e talmente essenziale che se ti interessa lo fai. Se non ti interessa, non lo fai, non c'è bisogno di maestri. Auguri.